Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti pure ben ritrovati nel mio canale. Siamo a Pian dell'Elmo. Dove siamo esattamente però, Roberto? 1000 metri esatti di altitudine. Ci troviamo all'Elmo Camping, esattamente il punto di partenza e il punto di arrivo del Big Bike Packing. Esatto, qualche tempo fa sul canale vi avevo portato il racconto di un evento, il Big Gravel, che è uno spin-off, l'edizione zero di questo tour. È, diciamo, l'evento che presenta il Big Bike Packing, che è un percorso che ti porta alla scoperta di tutto ciò che circola, gravita intorno al Monte San Vicino, con posti da vedere, luoghi dove mangiare, un percorso lungo circa 170 km con 5000 metri di dislivello, che però si distribuiscono lungo tutto il percorso, quindi fattibile in 2-3 giorni, come uno preferisce. Esatto, anzi magari potete utilizzare proprio il camping come base, noi lo utilizzeremo come punto di appoggio per partire e per tornare, perché pedaleremo per 2 giorni, quindi adesso saltiamo in sella e andiamo a scoprire questi posti pazzeschi. Ok, ok, accendiamo il Wahoo, però Roberto preparaci le cresce quando torniamo. Alessandra, qua stiamo continuando a scendere. Poi sta sarà un problema. Sta cominciando a diventare un problema. È yeah, croccante. Croccante, ma fatti con il giusto spirito e suddividendo bene le tappe si fa tutto. Noi eravamo lassù. Esatto, sì. Buongiorno signora, buongiorno, buongiorno. No, c'è un piccolo pezzo di discesa. Ah sì? Però era meglio se era salita, lo vedrete. Ma dove siamo, raga? Dove siamo? Beh, vi dico io dove siamo. Quella è Cupramontana. Eccola là in fondo. Adesso stiamo salendo a Domo. Ale, ma sono tutti così i muri nelle Marche? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Micio. Ciao gatto. Micio. Bellissimo. Buongiorno. Grazie. Davvero una piccola gemma nascosta. Wow. Questo che avete visto era il borgo di Domo e come si può anche notare dal volo del drone, praticamente il borgo nasce da un vecchio castello, come tanti paesi qui nella regione delle Marche. Erano dei castelli che poi a poco hanno perso la loro funzione originale durante il Medioevo, durante il Rinascimento, i bastioni di difesa sono diventati a poco dei paesi, dei centri abitati. Lo usavano bene comunque la loro funzione di difesa, comunque, perché sono parecchio inerpicati. Si riprende, si riprende a risalire verso un altro castello. Sale, sale. Dossettini in paese, che carina. Ah, sì, sembra proprio un castello. Sì, no, questo era un castello come tutti, comunque sia come tutte nella zona, che tendeva a proteggere tutti i vari contadini del vicinato, venivano qui dentro per proteggersi in caso di invasione. Fermi tutti, fichi. Vediamo se è. Ti stava la sostina frutta? Sono aperta, quindi mi ha ingannato quello. Ma quello l'ha preso un uccello. Sì. Peccato, peccato. Prima salitina finita. E adesso discesina verso l'abbazia di Val di Castro. Muccone!
dopo. Guarda come scendono le ragazze! Mamma mia! Non le prendiamo più! Questo è il gravel italiano, cioè l'asfalto con zero manutenzione, un po' disterrato così e... Wow! Come scende! Tecnico ma godurioso! Passato il telescopico, forcella aperta con la Revolt, si va, che è una bellezza. No, buongiorno, sono venuto solo a dare un po' una curiosata. Stavo passando in bici. Profumo. Un pezzettino di salame se ha voglia, sì. Il salame va del lato fatto un prosciutto e filetto di maiale. Faccio tentare per quello che vedete che sia il nostro tentare. Tritiamo i pignoni, qua c'è salita su sterrato, ci riporterà a Pian dell'Elmo. È una bella salita, non so se l'hai presa nell'idea, ma parecchio croccante. Ultima pendenza, non troppo croccante, siamo tornati a Pian dell'Elmo, siamo all'arrivo Ale, bel giro, circa 30 km, 800 e qualcosa di dislivello fatti. No, vabbè. Peperone salsiccia, polla caramellata e eccomi, quella più leggera, okay. È mia. E dopo la pedalata abbiamo passato il resto della giornata in relax al camping dell'Elmo, dove ho respirato una bellissima atmosfera culminata con un tramonto spettacolare che, visto dal drone, è stato ancora più bello. Altra crescia e a nanna presto, però, perché non è finita. Infatti il giorno dopo eravamo già freschi e saltellanti, pronti per una nuova giornata in sella. Roberto, come al solito, quando arriviamo crescia per forza, integrare. Per integrare, poi direi che forse ci sarà qualche sorpresa con forse una grigliata. Ok. Vedremo. Vedremo. Alessandra, quanti chilometri oggi? No, oggi andiamo su una ventina di chilometri e 600-700 metri di livello. Facciamo una cosa... Per essere nelle Marche tranquilla. Sì. Sì. Presa bassa su questo gravel invitante. Bello, questa giornata è proprio tanta roba. Il sole splende e i colori sono pazzeschi. Proprio carino questo primo tratto nel bosco, adesso stiamo a poco salendo, però sembra una salita abbastanza tranquilla, su questo sterratino, ghiaiettino, molto bello, tranquillo soprattutto, lontano da tutto, da tutti, dalle macchine, dagli esseri umani, c'è solo qualche cacca di cavallo, anche perché adesso passeremo... Dov'è che passeremo, Alessandra? Dal gaucho, l'allevamento di cavalli, si organizza anche dei giri. Anche tutti i cani che aiutano. Sì. Bravissimi ragazzi. Da quanti anni lo fai, Gaucho? Tre generazioni. Con mia figlia da terza. Mio nonno, faccio il pastore qua.
Io stavo a quella casa appena vedi la pianta dell'Elmo sulla sinistra, c'è un rudere. Lì sono stato per 25 anni, poi 3 anni fa mi sono trasferito lì. Caschetto ce l'abbiamo. Dai 28 e 35. Carlo Cavallo, no? Uh-huh. Ecco, e poi bravo. Questo cos'è che? Questo è una striglia. Fai così, rimuove bene e poi con questa passa. Ah, il cavallo è come la macchina, si sale da sinistra. Mano sul pomello. Lui già la sella americana, è raccomandato, eh. Quindi è più facile? Molto più facile. Ah. Due, uno. Uno. Allora, la posizione del piede non è così, sulla punta. Se okay. Ce l'hai lunga non riesci. Per frenare tutte e due. Quando sta fermo non tirare che vai indietro. Quindi tipo per girare. Per girare, bravo. Non è. Quindi sul trotto, hop, hop, però appoggiando le mani. No, appoggiando le mani alla sella. Non devi fare. Io non ero mai stato a cavallo prima di quella giornata ed è stata un'esperienza memorabile, anche grazie ai consigli del Gaucho, che è un vero personaggio e, anzi, vi lascio in descrizione i suoi contatti perché una mezza giornata con lui sul San Vicino merita. Ma non è finita perché abbiamo preso l'impianto di risalita e abbiamo ripreso a pedalare verso il sito, il Tibet delle Marche. Way up! Che strappetto! Ma è legale? Micio. Siamo al Cito, che è uno dei luoghi del silenzio caratteristici di questa zona. Chiamato anche il Tibet delle Marche per la sua conformazione territoriale, morfologica, perché su tre versanti è proprio a ridosso della montagna, quindi sotto un punto di vista militare era diciamo inattaccabile e serviva appunto per difendere l'abbazia di Valfucina, dove ci sono alcuni resti dell'abbazia in fondo proprio qua, questa valle che veniva diciamo protetta da questo castello, che è detto castello di El Cito, dove adesso è presente una chiesa. È un luogo del silenzio perché comunque sia, venendo qui lo capirete, lo non ascolterete, non troverete alcun suono se non il vento o gli animali. Il progetto della Regione Marche che sta spingendo proprio per promuovere questi luoghi dispersi su tutto il territorio, caratteristici per la sua tranquillità e per la bellezza paesaggistica che appartiene. Ovviamente questi paesi non sono bike friendly, ma nel caso c'è la fontanella, ci sono anche dei bagni pensati per proprio le persone che vengono a visitare queste zone. Ho visto che qua c'è anche un, sembra un B&B, però la cosa bella è proprio come diceva Alessandra, il silenzio. Per me che vengo da una grande città, stare qua è molto bello per quello. Adesso c'è solo il rumore del vento e delle nostre bici. Poi siete in un borghetto che... wow! Tanta, ma tanta roba, anche se non è finito il giro di oggi. E lasciate il sito, si risale subito. Andremo su un bel vedere che ci mostrerà tutta la vallata dalla parte materica e una bella vista del San Vicino. Siamo nella faggeta di Khan Fahito e questa dove sono adesso praticamente è una sedia naturale fatta da un ramo di un faggio, probabilmente anche lui ultracentenario, ma il più anziano di queste terre dovrebbe essere lui e conta 600-700 anni. Siamo in una foresta che è uno spettacolo della natura, veramente bellissimo. Saliti la tosta Ale per arrivare qua, però merita. Però questa può essere la pausa a metà giornata dopo la cavalcata col Gaucho. La pausa qua. Ci sta tutta, qui c'è, sta all'ombra proprio. Ed addio. E tra l'altro Ale mi diceva che qua invece in autunno però
c'è il foliage. Questi sono i prati alti, dove parte anche la salita e il trekking per arrivare in cima al Monte San Vicino. E sono dei prati e sono in alto, quindi perfetto nome. Adesso invece siamo sulla strada che tutta in discesa ci riporterà fino a Camping dell'Elmo, dove ci aspetta una buonissima crescita. Vi ricordo tra l'altro che trovate la traccia qua sotto in descrizione. E adesso? E adesso si va di crescia, ragazzi. Ce la meritiamo? Sì, assolutamente. Io faccio bomba di friarielli. E la mettiamo a scaldare nel nostro mitico forno. Piano piano. Ma quanto è bello il ciobusco, signore. Questo... Spalmato sulla tua crescia. Ciobusco e friarielli. È la cosa bella del ciauscolo, è questa, no? Si spalma tutto. Ma è legale questa cosa? È porno, è porno. È pornissimo. Aha. La mettiamo a contatto con la crescia così un po' si scioglie. Una fetta tra l'altro molto poco spessa. Bianca, la fetta del formaggio è venuta molto spessa, va bene? Accetto. Ale? Oggi servo io. Grazie. Quinto giorno di crescia, ma ogni giorno è come il primo. Tutto, ci vediamo mattina. Esatto. Di perché devi andare via adesso? Perché devo celebrare un matrimonio. In quanto vice sindaco, non. Perché ciao. Bene, siamo arrivati alla fine di questa giornata, anche questa passata in sella qua sui percorsi del Vic Bikepacking, che è un itinerario di 170 km, 5000 metri di dislivello, con fulcro qua nel camping dell'Elmo, però in realtà è un percorso che si può fare in più giorni. Per esempio noi ieri abbiamo fatto 30 km, oggi ne abbiamo fatti una ventina, e tra l'altro la cosa bella è che secondo me ci sono tante attività volendo da fare qua a due passi letteralmente dal camping. Si possono andare a fare dei bei percorsi in montagna, anche delle belle passeggiate, si può salire sul Monte San Vicino, si può andare dal Gaucho, si può andare al sito, ci sono tante abbazie da vedere qua, veramente a pochi chilometri. Bere verdicchio. Bere verdicchio, sì. Mangiare la crescia. Fave in porchetta. Fave in porchetta. Mamma mia. Le Marche sanno fare male sia con le salite che con il cibo, ma in senso positivo. Cioè. Esatto. Cioè, torniamo a Milano più carichi di prima, letteralmente. Cioè, nel senso, in tutti i sensi. Abbiamo bruciato calorie, ma comunque... Le abbiamo introiettate. E tra l'altro questi percorsi sono fatti anche da una ragazza, comunque con un meglio allenamento, tipo Bianca. Esatto. Non particolarmente allenata, certo mi muovo in bicicletta, mi piace molto la bici, vado in bici da corsa, peraltro la mia prima volta in mountain bike, quindi comunque se ce l'ho fatta io possono farcela più o meno tutte, penso. Basta un po' di forza di volontà e ottima compagnia. Ci sono anche i gatti. Sì, è quella la buona compagnia. Va bene, chiudiamo questo video invitandovi a venire a scoprire queste terre nelle Marche, che magari sono un po' lontane dalle zone turistiche sul mare. Però anche qua secondo me si può trovare tranquillità, serenità, bei percorsi, bei panorami, paesaggi, cibo, non ne parliamo, bere nemmeno. E quindi niente, vi lascio più informazioni qua sotto in descrizione. Io spero che questi giorni insieme vi siano piaciuti. Se sì, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale perché qua trovate tantissimi altri itinerari, cicloturistici, trail, gravel, cose. Un grazie come al solito a tutti i fantastici Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi. E niente, ci vediamo sempre qui. Alla prossima avventura, magari... qualcuno di voi verrà qua a Pian dell'Elmo a pedalare. Buone pedalate a tutti, ciao!